è cercare di valorizzare il più possibile quello che ho di fronte, studiare con il cliente qual è la strategia di marketing, perché comunque la fotografia è comunicazione. Se il cliente mi fa un sito bianco e io gli fa le foto nere, probabilmente c'è qualcosa che non quadra. Pulite l'immagine, l'immagine deve essere pulita, deve essere strapulita, deve essere essenziale. Perché ve l'ho fatto disegnare? Perché quando lo disegnate, disegnate il minimo indispensabile. Non ci mettete le cose in più, ci mettete tutto quello che fa parte della cosa e volete raccontare. Né una cosa in più, né una cosa in meno. E questo è abbastanza importante. Lo stesso deve essere in fotografia. Con un grand'angolo, cioè ci metto insieme a lui un sacco di cose, o lo prendo lui, parto da qui e lo prendo solo il viso. È una scelta, eh. Un fabbro, mentre lavora. Posso fargli sì un primo piano così e mettergli a fuoco gli occhi, giustamente. Però se sto con un grand'angolo e insieme a lui, esatto, vedo gli strumenti, vedo la fucina, vedo tutte le cose. Questo comunque mi trasmette qualcosa di lui. Descrivo chi è questa persone. Se mi immagino i bambini che giocano in una giostra, in un'altalena, per me c'è il sole, cioè per me c'è il sole fitto, c'è una luce pazzesca, c'è questi bambini che ridono ad a morire e io questa cosa la devo poter percepire, ok? Quindi può essere, però a quel punto si ritorna nella fase prima, la pulizia. Quindi quei due dietro io non li prendo, mi sposto, trovo un'altra angolazione e evito quello.